Buongiorno a tutti, sempre per la serie riduzioni del potenziale di una pietra sulla terza linea possiamo vedere quest'altra tecnica che si chiama salto del cavallo perché ricorda il movimento del cavallo nel gioco degli scacchi. Il principale vantaggio è che con questa mossa si può scegliere la direzione di gioco e di solito si può scegliere la direzione nella quale si ha già un certo vantaggio posizionale. Lo svantaggio primario, naturalmente, è che il nostro avversario si può espandere tranquillamente nell'altra direzione. Quindi, naturalmente, bisogna valutare come sempre caso per caso. Ci sono varie reazioni. La prima è questa, un attachment. Questa mossa vuole in qualche modo stabilizzare la parte dove chi ha cominciato la mossa del cavallo non ha nessuna forza alleata. Si può reagire in modo semplice quando non si ha nessun tipo di scala. Questo, come sapete bene, ormai toglie la possibilità al nostro avversario di giocare tigre. Quindi il nostro avversario è praticamente localmente costretto a chiudere e si gioca la stessa variazione che abbiamo già visto quando abbiamo parlato dello shoulder hit. Questa è una struttura molto importante da ricordare. Arrivati qui si poteva giocare avendo la scala, in questo modo quasi sempre a questo attachment si può considerare questo tipo di wedge. Che cosa succede? Beh, naturalmente se per caso c'è questo cut, allora semplicemente si continua in questo modo e naturalmente questa scala funziona sempre e questa è quella che deve funzionare, quindi prima di poter giocare questa wedge bisogna essere sicuri che la scala da questa parte funzioni. Se infatti il nostro avversario chiude da questa parte, bisogna che questa scala funzioni. Se per caso giochiamo in questo modo, il nostro avversario per creare sempre difficoltà può sempre giocare il cross cut, è la variante più interessante. Naturalmente si fa wedge e poi ci sono varie possibilità. Però diciamo che ancora una volta è sempre un discorso di avere o non avere una scala e separare le pietre. Quindi vedete, si può giocare in questo modo cercando di prendere la scala da questa parte, vedete? Oppure se non si ha la scala da questa parte, si ha invece la scala in basso e naturalmente si può giocare una roba di questo genere, cioè si può giocare sempre con l'idea di avere qualche agi con questa pietra e naturalmente stabilizzare la posizione qua sopra. Un'altra possibilità è questa mossa che in qualche modo vuole di solito connettere delle pietre che già ci sono da questa parte, oppure vuole in qualche modo evitare che questa mossa diventi vantaggiosa per creare un moio da questa parte. Naturalmente si può tenere pressato il nostro avversario. È logico che si può sempre avere una roba di questo genere, però prima di poter giocare questa mossa è meglio sempre controllare tutte le possibilità. Piuttosto che questa, si può sempre giocare naturalmente un po' più sopra e rischiare meno possibilità sul cut. Altra possibilità, ricorda moltissimo un Joseki sempre del punto 3-4. Che cosa si può giocare? Si può giocare così, questo attachment, sempre con l'idea di conquistare questa parte. Questo Hane localmente è l'unica mossa. Si estende, ancora una volta questa struttura qua ricorda molto quella di Joseki. Il nostro avversario può continuare in questo modo se non c'è di meglio localmente. Quindi questa mossa minaccia Hane at Head of Two Stones, addirittura sarebbe doppio Hane, che rende un po' difficile giocare con questa struttura e naturalmente ci sono varie possibilità. Questa è una, probabilmente quella più consigliata, che in qualche modo cerca di aiutare le pietre che già ci sono avendo scelto questa direzione iniziale. Si può sempre fare tavolino, questa funziona sempre. Naturalmente questa, se per caso possiamo permetterci un po' più il centro,
E infine si può sempre giocare una mossa di questo genere se proprio, proprio è importante non espandere questo territorio. Dipende naturalmente dalla posizione. Qui bisogna sempre tenere presente che il nostro avversario può fare roba di questo genere e quindi bisogna valutare sempre tutte le possibilità. In questo punto si poteva anche scegliere questa direzione di gioco. Questa è l'idea principale. Se per caso il nostro avversario gioca così, vuol dire che questa mossa era errata perché questa mossa dipende molto dalla scala. Vedete che ancora una volta è un discorso da avere o non avere la scala. Se per caso qua questa mossa si può giocare, vuol dire che la deduzione è stata corretta e questa mossa diventa sbagliata. Bisogna sempre tenere presente quindi questa possibilità. Se qui invece il nostro avversario gioca in questo modo, ci sono naturalmente varie possibilità, tutto dipende qua fortemente dalle surrounding stones, quindi si può avere questa mossa che crea una forma, quest'altra che crea anche questa una sorta di pressa, naturalmente bisogna vedere se questo cut è fattibile o meno, si può giocare questa se per caso bisogna fare un backup sul centro e naturalmente questa se comunque l'obiettivo è quello di pressare. E tenere, diciamo, limitato alla terza linea la struttura del nostro avversario. Arrivederci.